Nuova diretta su New Normal con Marco Alberti, responsabile editoriale di Mercato Globale e che ha sempre seguito i new trend nel business con un occhio particolare alle evoluzioni legate alla tecnologia. Allora, chi meglio di lui poteva aiutarci a decifrare il fenomeno che stiamo vivendo? Allora, io volevo oggi così offrire qualche spunto di riflessione su un fenomeno che da un punto di vista personale, sociale ed economico ci ha coinvolto tutti molto, molto a fondo nel corso del 2020 e ci coinvolgerà anche gli anni a venire, ed è il fenomeno del lavoro a distanza, lo smart working. Conseguenze solo sul piano tecnologico, come vedremo, ma anche e soprattutto sul piano personale, comportamentale e dal punto di vista dell'azienda che ovviamente ha dovuto riorganizzare i suoi processi. Insomma. Fino al 2019 i lavoratori in smart working in Italia erano 570.000, quindi eravamo agli ultimi posti, ahimè, della graduatoria europea, come tante altre classifiche dei smart working digital. Tsunami ha interessato nel corso del 2020 6,58 milioni di persone, moltiplicato 12, capito? Questo è solo per dare un po' la grandezza della cosa. Ed è una cosa che è stata un po', probabilmente, vissuta all'inizio obbligo. Quindi questo ha portato a disegnare quello che vogliamo chiamare un new normal, cioè una nuova normalità. Cioè, vuol dire che noi ci dobbiamo, volenti o nolenti, adattare a delle condizioni di lavoro che non sono più le stesse, e questo condiziona in maniera piuttosto pesante la nostra vita, la vita di tutti noi, e come vedremo anche quella delle aziende, perché le aziende ovviamente hanno avuto dei vantaggi, ma hanno anche tutta una serie di Disvantaggi. questioni che devono. Ecco, per le parole di Johan Lennon, che è la persona che ha scritto sulla mia website mercatoglobale.com su questo argomento. Nel 2021 la sfida per le aziende sarà quella di trovare un equilibrio tra la soddisfazione delle esigenze di normalità delle persone e il rischio di un ritorno al vecchio modo di lavoro. Sì, la sindrome da pigiama, sì. Ecco, quella appunto che tende un po' le persone tendono a non curarsi, a non vestirsi, le donne a non truccarsi, magari, capito? Quindi questo sicuramente è una cosa che ha il suo impatto, è un impatto psicologico, perché pare che le persone che appunto adottano questa modalità tendano a deprimersi. Quindi uno si vede in qualche modo una immagine di se stesso, come posso dire, non più attiva, come dire, non dinamica, ma molto statica, per cui alla fine viene preso da una forma di indolenza che sfocia nella depressione. L'altra sindrome che hanno studiato sempre gli australiani è quella che viene chiamata stress da superlavoro domestico. Ed è una sindrome che riguarda principalmente le donne, che è connesso alla necessità di occuparsi della casa, dei figli e del lavoro. E anche questo ha le sue conseguenze, insomma, no? Negli stati d'ansia, nella precarietà del sonno e quant'altro. Ma secondo me un'altra cosa molto, molto, molto interessante, affiatto sempre questi benedetti australiani, è la sindrome dell'isolamento sociale. La gestione del team da remoto deve tener conto di questi fenomeni. Assolutamente, assolutamente. E se non ne tieni conto, ne paghi care le conseguenze, perché alla fine quello che io ho preso dal lato aziende è che il 74% di coloro che sono stati intervistati, imprenditori del personale, dicono che lo smart working è positivo, è vantaggioso per l'azienda e che quindi sono intenzionati a continuare con lo smart working. Vedono addirittura un aumento della produttività, vedono una riduzione dell'assenteismo, okay? E quindi poi c'è tutta una serie di riduzioni di costi, perché non c'è niente da fare, alla fine quello guardano le aziende. Parliamoci molto, molto schiettamente. Quindi, A distanza di un anno adesso dal primissimo lockdown, possiamo. possiamo dirlo, no? Possiamo, siamo sul piso che possiamo dirlo, no?
E quindi i costi sono chiari, meno affitti, meno costi legati alla mobilità dei dipendenti, buoni mensa in meno, minori costi di gestione come le pensioni, l'elettricità, il riscaldamento, insomma, un sacco di costi generali. È stato calcolato che in una media azienda i costi risparmiati per un lavoratore a smart working, Sì, vale 10.000 euro di risparmio all'anno. si possono usare in parte per agevolare uno smart working più sano. Mamma mia, dovrebbe essere così, Anna. Cioè, è esattamente la conclusione del ragionamento, è proprio questo. Alla fine l'azienda risparmia un sacco di cose e ne ha dei benefici evidenti anche in termini organizzativi. Dovrebbe facilitare, soprattutto creare delle occasioni, come tu giustamente dicevi anche, di socialità tra i vari collaboratori, tra i vari dipendenti, inventandosi anche delle modalità nuove, voglio dire, no? Cioè, nel senso che senza per forza andare in presenza in azienda, ma io posso, per esempio, trovare un spazio comune, assolutamente ovviamente garantito Online. dove un team si può trovare comunque una volta ogni settimana, quindi per controllarsi. Ah, noi facciamo inglese tutte le mattine un'ora e ci troviamo con la scusa della classe, si Dell'inglese. parla dell'attualità, sì. Ecco, vedi, vuol dire che l'azienda per cui tu lavori ha già dato una risposta a questo problema. Sì. È bene che sia così, insomma, bene. Allora, per concludere, i benefici che le aziende traggono sono così alti che il 75% delle aziende ha già dichiarato che continuerà con lo smart working alla fine dell'emergenza. E quindi vuol dire che di quei 6 milioni e 58, dicevamo, ben 5 milioni, 35 continueranno. Quindi questa è un po' la sfida. E quindi noi dobbiamo adattarci a rimanere in smart working, cioè curare più noi stessi, le relazioni con gli altri, ma l'azienda deve fare sicuramente, deve dare Assolutamente. no, di socialità, di incontro, di scambio. Perché sennò il rischio è veramente pesante. Che poi, attenzione Anna, è un rischio che si riverbera anche contro le aziende, perché se tu Contro? pensi sono demotivati, giusto? Vuol dire Certo. che sono meno anche produttivi e vuol dire che alla fine c'è, cioè, un lavoratore meno produttivo, alla fine è uno svantaggio per l'azienda, c'è poco da Sì. fare. Oh, Quindi le sì. aziende sono Svantaggio. sensibili, come la tua, a queste cose devono. Esatto, siamo contenti di dare degli stimoli su queste tematiche, di continuare a interrogarci, perché sì, a distanza di un anno da questa mutazione, oggi un'amica Lisa l'ha definita una mutazione e sono perfettamente d'accordo, c'è bisogno di prendersi degli spazi, dei momenti di riflessione per capire dove vogliamo andare, perché sta a noi deciderlo oggi. Forti anche dei numeri che ci hai dato. E allora l'invito a continuare a seguire un po' IMDocet, ma anche mercatoglobale.com con la sua newsletter, perché puntualmente riflessioni su questi temi e non solo sul business in generale, da un punto di vista marketing, politico, economico, ci aiuteranno a prenderci quegli spazi che ci faranno sentire una persona migliore o un'azienda migliore domani. Diciamo, questo è l'auspicio. Ecco, ormai Auspicio. è chiaro che i destini delle aziende e dei collaboratori non possono essere disgiunti. No. Questo mi pare del tutto evidente, insomma. Ma gli interessi devono necessariamente convergere se vogliamo costruire un'impresa sostenibile per il futuro. Questa è la mia opinione. Parole sante. Allora, a presto, ti ringrazio, saluto tutti. A presto. Un saluto a tutti, grazie. Ciao!